Teresa Ciglia e Salvatore Di Carlo potrebbero essere in crisi, la coppia non si mostra insieme già da un po' di tempo. L'affezionato pubblico di Uomini e Donne, già da qualche settimana si sta interrogando sul destino di una coppia molto amata, ovvero quella formata da Teresa Ciglia e Salvatore Di Carlo, che si sono conosciuti e innamorati nel 2014 proprio durante la partecipazione al dating show targato Mediaset. Infatti non sono passati inosservati alcuni strani comportamenti dei due giovani sposi sui social network, che farebbero pensare ad una crisi in corso. I due ex protagonisti del Trono Classico hanno convolato a nozze 2 anni fa, coronando una bellissima storia d'amore nata proprio negli studi del programma pomeridiano di Canale 5. Tuttavia, da un po' di tempo sembrano essere spariti gli aggiornamenti social sulla loro vita coniugale e sul loro legame, e i fan si stanno interrogando sui motivi che sarebbero alla base di questo improvviso cambiamento di rotta. Uomini e Donne News, Teresa e Salvatore, si sospetta una crisi coniugale. Teresa Ciglia e Salvatore Di Carlo, dopo aver fatto sognare i telespettatori di Uomini e Donne per il loro amore, adesso potrebbero essere in crisi. Infatti, seguendo i profili social di entrambi, sono emersi degli indizi che sembrerebbero andare proprio in questa direzione. Innanzitutto, in molti hanno notato come, da diverse settimane, l'ex tronista e il marito non stiano più pubblicando delle fotografie che li ritraggono felici insieme. Nel dettaglio, l'ultimo post risalirebbe al 23 agosto, quando la giovane siciliana ha condiviso un simpatico video di Salvatore. Inoltre il 15 settembre è caduto il secondo anniversario di matrimonio per Teresa e Salvatore, e in molti attendevano qualche dedica o frase d'amore per festeggiare e celebrare al meglio un giorno così importante per loro. In realtà, sui social network non è comparso alcun post, come invece accadeva spesso in passato. Al contrario, proprio di recente l'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una Instagram Stories nella quale è possibile ascoltare una canzone di MR. Rain, fuori luogo, il cui testo non rappresenta di certo una dedica d'amore, anzi, potrebbe essere un ulteriore indizio di un periodo difficile per Teresa. Ad ogni modo, ad oggi dai due diretti interessati non è giunta alcuna conferma né smentita relativa agli ultimi rumors che parlano di una presunta crisi coniugale in corso. Dunque, vedremo se nei prossimi giorni arriverà qualche aggiornamento o dichiarazione ufficiale che potrà fare maggiore chiarezza sulla vicenda.